Fedez, su Chiara Ferragni Palate di mercoledì, ah, ero io che avevo preso psicofarmaci sbagliati. Come sta Fedez? Dopo giorni in cui il cantante era sparito dai social, questa sera Fedez è tornato con una serie di storie su Instagram. È stato direttamente lui a rivelare il motivo per cui per spiegare ai follower cosa sia accaduto e dare aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. Dopo che nei giorni scorsi avevano generato una certa preoccupazione le immagini in cui faticava a parlare a causa di pesanti tic nervosi e balbuzie. Con una serie di storie su Instagram, ha spiegato meglio quali siano le sue attuali condizioni di salute. Ci tengo a ringraziarvi per i messaggi di vicinanza e voglio raccontarvi tutto. Ogni giorno escono notizie su me e la mia famiglia che non corrispondono al vero ed è giusto che sia io a raccontarvi quello che è successo. Devo partire da quanto mi è stato diagnosticato il tumore. Per quanto privilegiato possa essere. È stato un evento molto traumatico. Solo oggi ho realizzato di quanto non mi sia preso cura della mia salute mentale rispetto a questo evento e mi sia affidato solo a psicofarmaci. Che ho cambiato nel corso dei mesi fino a trovarne uno che proprio non era adatto a me, ha detto il cantante. E poi ancora, nella storia successiva, spiega dettagliatamente quello che gli è successo. Da gennaio mi è stato prescritto questo antidepressivo molto forte che mi ha cambiato molto. Ne agitandomi tanto, dandomi anche effetti collaterali fisici molto forti, fino al punto da provocarmi tic nervosi alla bocca. Al punto di impedirmi di parlare in maniera libera. Avendomi dato effetti collaterali molto forti. Ho dovuto sospendere senza scalarlo. Per chi non ha dimestichezza con gli psicofarmaci. Solitamente non si fa questa cosa, a meno che non ci siano dei rischi importanti. Io correvo dei rischi importanti e quindi ho dovuto sospenderlo in maniera repentina e mi ha provocato l'effetto rebound. Che è una cosa che non auguro a nessuno. Fedez ha poi spiegato cos'è l'effetto rebound, spiegando per quale motivo è stato assente agli appuntamenti a cui era atteso in questi giorni. Oltre a darmi un annebbiamento importantissimo a livello cognitivo, mi ha dato forti spasmi alle gambe che per giorni mi hanno impedito di camminare. Vertigini, nausea, ho perso tanto peso, non una bella cosa. Non ho potuto svolgere il mio lavoro. Ragione per la quale non c'ero alla presentazione di Lola, non ho potuto presenziare al processo per la strage di Corinaldo e diverse cose. Adesso non sono ancora al 100%, ho ancora vertigini e sudorazioni pazze, però giorno dopo giorno miglioro. Fedez ha poi parlato del suo rapporto con la moglie Chiara Ferragni, soprattutto dopo i gossip sorti a seguito del Festival di Sanremo. Questo periodo, per quanto sia stato parecchio infelice, mi ha fatto capire tante cose. Qui Fedez si è commosso, mettendosi a piangere. Ce la faccio, ha poi detto riprendendosi subito. Ho capito quanto io voglia focalizzarmi sulla mia salute mentale e soprattutto quanto voglia focalizzarmi sulla la mia famiglia e su mia moglie. Su cui in questo periodo ne sono state dette di ogni, è stata oggetto di una tempesta di mercoledì. Punto immeritata. Invece è l'unica persona che mi sia stata accanto. Insomma, se posso darvi un consiglio è che qualsiasi evento traumatico della vostra vita vi possa accadere. Prendetevi cura della vostra salute mentale e delle vostre ferite, perché se non lo farete, saranno le vostre ferite a reclamare il bisogno di essere curate, anche nella maniera più brutta possibile. Questo è quanto, è il riassunto dei miei due mesi di merda. Ci tenevo ancora a ringraziare mia moglie. Ha dovuto badare a una famiglia intera e a me, e non è per niente scontato. Sono veramente un uomo fortunato. Piccolo addendum, prendersi cura di me nei prossimi mesi significa fare terapia senza cercare scorciatoie come ho cercato di fare nei mesi scorsi.